Ciao Matilde. Ciao Francesco, ben trovato. Grazie, grazie alle 3M per questo invito. Dunque io sono Francesco Duva, deputato uscente del Movimento 5 Stelle, 30 anni, chimico, sono stato in Commissione Cultura occupandomi di università e ricerca e sono stato anche in Commissione Antimafia ricoprendo per 3 anni la figura di capogruppo. Ho 32 anni, sono anch'io messinese come te, ho seguito anche la tua attività perché non sono stata parlamentare ma ho lavorato alla Camera in questa legislatura, quindi sono stata attenta a tutte le vostre attività. Ti ho portato un regalo però, ti piacerà tanto. Ecco, qua vi do il mio presente. Grazie. Ma grazie. Sono sicura che lo indosserai. Allora, non so se lo indosso, allora. Sono molto belli i vostri gadget, quindi lo conserverò assolutamente. Lo darò ai miei colleghi. La legalizzazione delle droghe leggere non credo sia un'esigenza in questo momento. E me lo dici con l'aperol davanti, con lo spritz davanti, perché lì c'è alcol etilico. Ti faccio un esempio, se da piccolina, se io non avessi, lo so che è un esempio forse banale quello che ti sto per fare, però se io non avessi visto le sigarette al tabaccaio, non le avrei comprate, non avrei iniziato a fumare, certo. Così è quello che mi dicono in molti, quindi ritengo che è un principio che vada anche applicato per altre cose. Guarda, devo dire che in realtà... Va bene l'uso terapeutico che se ne fa in alcuni casi e questo è sacrosanto, però sulla legalizzazione credo che non siamo neanche pronti. Io sono invece fortemente convinto che si possa legalizzare la cannabis, soprattutto per diversi motivi. Uno, perché è vero che la cannabis contiene una sostanza psicotropa che è il THC, tetraidrocannabinolo, però è anche vero che l'alcol etilico è una sostanza psicotropa. È anche vero che ci sono sostanze legalizzate come il tabacco dove c'è la nicotina, che crea dipendenza, quindi io sono fortemente convinto che si possa fare anche dal punto di vista economico e giudiziario, perché oggi ci sono le mafie che ci fanno tantissimi soldi e lo Stato ci perde sia perché non si pagano tasse su questa sostanza e sull'alcol sì. Questo è un principio che comunque non condivido di massima. Non è un caso, sono 5 stelle, tu sei PDL, quindi... legittimare alcune condotte per una concezione utilitaristica, io non sono assolutamente di questo avviso. Pensa al proibizionismo durante, insomma, negli Stati Uniti, alla fine si faceva lo stesso uso di alcol, si erano create delle situazioni pericolosissime negli Stati Uniti. Ma legittimare qualcosa che può indurre una dipendenza è di per sé sbagliato, e questo vale per tutto, non per e la quindi vuoi proibire le sigarette e l'alcol? No, purtroppo questo può essere reversibile, ma perché ti ripeto, ti ho fatto un esempio. Forse Italia può benissimo fare la legge e dire aboliamo l'alcol e le sigarette perché creano dipendenza e fanno male come la carne. È un processo reversibile. Fa più male un bicchiere di whisky che una canna. Vanno limitate all'uso terapeutico. È un argomento che in un paese cattolico come l'Italia è stato anche divisivo, però in realtà dobbiamo andare, siamo nel terzo millennio e bisogna anche andare avanti, secondo me. Io sono sposato con una donna, ma assolutamente da questo punto di vista non credo ci sia nulla di male. Anzi, siamo contenti che sia passata questa legge sulle unioni civili perché ritengo che ognuno deve essere libero di esprimere il proprio amore come meglio crede. Quindi non sono nessuno per giudicare. Guarda, io ti prometto che sono catechista, ho fatto insegnare il catechismo della Chiesa Cattolica per tanto tempo. Anche su questo ci sono state delle aperture e delle evoluzioni, perché io ritengo che quello che il margine etico sia un elemento anche fondamentale per i cattolici stessi. Quindi siamo in un tempo in cui le consuetudini e l'etica si incontrano, quindi ovviamente ritengo che sia probabilmente giusta un'apertura da questo punto di vista. Non condivido nell'equiparazione assoluta tra il matrimonio e l'unione civile, chiaramente contrario assolutamente alla self-child adoption, e non condivido che un governo possa mettere la fiducia su un argomento simile. Il reddito di cittadinanza è diverso dal nostro reddito di dignità, completamente diverso, non c'entra assolutamente nulla. Il reddito di cittadinanza vostro propone ovviamente uno stipendio a chi comunque non è disoccupato, e quindi ritengo che sia una misura di assistenzialismo assoluto. E comunque il problema in Italia è quello di trovare lavoro, di trovare posti di lavoro, non di garantire ovviamente una situazione comoda a chi non ce l'ha. Per carità di Dio, ci mancherebbe altro, cioè dobbiamo comunque aiutare gli italiani che hanno necessità, però l'esigenza attuale è quella di creare posti di lavoro. Il reddito di dignità di Forza Italia è molto diverso, perché si attua per i poveri, quelli che sono ritenuti poveri assoluti in Italia, che sono 4 milioni di persone, quindi dare 1.000 euro a chi
effettivamente sta in questa condizione, quindi riuscire ad arrivare a fine mese con una condizione di vita dignitosa, però è molto differente. Guarda Matilde, noi in realtà forse non è ben chiaro quello che è il reddito di cittadinanza, allora, perché in realtà il reddito di cittadinanza non fa altro che dare a tutti i cittadini italiani 780 euro, per chi non ce li ha già ovviamente. Perché? Perché questa qui è la soglia di povertà secondo l'Unione Europea. Noi abbiamo chiesto quindi all'Istat quanti soldi servono per fare in modo che nessun cittadino viva sotto questa soglia di povertà relativa. 14,9 miliardi ci ha risposto l'Istat. Benissimo, allora facciamo questa proposta di legge di 14,9 miliardi, però ne mettiamo altri 2,1 di miliardi per mettere sui centri per l'impiego, perché oggi i centri per l'impiego non funzionano, non prendiamoci in giro. Ma se i posti di lavoro non ci sono? Ora, qual è il punto? Te lo dico subito. Se tu riesci a dare soldi a tutti i cittadini, queste persone qui inizieranno a comprarsi una lanna di focaccia in più, un cocktail in più. Va a finire che si potrà assumere uno che fa focaccia in più, si potrà assumere un barman in più. Se tu metti liquidità nel territorio, inevitabilmente ci sarà anche la necessità di assumere nuove persone. Quindi in qualche modo si crea il lavoro. Se tu rifiuti fino a 3 lavori... Ma se il lavoro non c'è? Come fai? Cioè, ho detto che si crea, si crea. Spendendo i soldi di cittadinanza. Certo, non c'è questi 780 euro netti li tieni in tasca, cioè praticamente hai qualche soldino. Se i consumi fai girare più moneta, sicuramente, però creare questi lavoro è un po' diverso. Dobbiamo creare questi lavoro, non incentivare comunque la disoccupazione. Per carità, il reddito di cittadinanza in questo potrebbe essere apprezzabile, però forse in altri paesi noi non abbiamo le condizioni tali per poterlo sostenere. Tutta Roma tranne in Italia e in Grecia, Dal 94 Berlusconi parla di flat tax, dal 94 ancora non c'è questa flat tax, quindi ha preso in giro gli italiani, perché dal 94 la promette e non l'ha mai fatta. Non quindi... era il primo punto del programma nel 94, si è parlato di flat tax, chiaramente la situazione di oggi, la fotografia dell'Italia di oggi non è quella del 94, la situazione di fare una rivoluzione di un sistema tributario, perché la flat tax rivoluziona il sistema tributario, chiaramente è un'azione molto coraggiosa e comporta dei cambiamenti, è necessario farla proprio perché la situazione attuale è drammatica e forse Italia ce l'ha questa fotografia reale, Berlusconi capisce quali sono le problematiche del paese, per questo noi riconosciamo la leadership in Berlusconi nonostante le vostre critiche, perché per l'età eccetera eccetera, Berlusconi ha una fotografia effettiva di quelle che sono le esigenze del paese, in questo momento è necessario con coraggio operare una rivoluzione del sistema tributario. Con tutte le difficoltà che comporta, sta facendo promesse senza alcuna copertura finanziaria. 1000 euro a tutti i pensionati, la flat tax, non si capisce, i milionari che iniziano a pagare 23 miliardi, stimato il programma di Forza Italia. È tantissimo. Noi in altri paesi dove è stato attuato? 135 comunque. Dove è stata attuata la 110? Dove è stata applicata la flat tax? Dove c'è stato un abbassamento sostanziale in molti 60 paesi? Dove si è operato un abbassamento dell'aliquota, c'è stato un aumento del gettito, un aumento dei consumi, una crescita economica automatica. Questo si è verificato, cioè non sono fantasie, cioè l'abbassamento dell'aliquota ha creato comunque crescita economica. Comunque Forza Italia non l'ha inventato questo sistema. Di recente si è anche avvalso degli studi dell'Istituto Bruno Leoni, che di tutto rispetto, per cui non sono invenzioni. Però diciamo e che... poi c'è un rientro sia dell'evasione fiscale che dell'elusione, quindi questo comporterà un grande aumento del gettito. Chiaramente diciamo che una delle emergenze in questo momento, una delle priorità è quella di restituire l'authority del porto a Messina e far sì che non venga accorpata a Gioia Tauro, perché è un obbrobrio. E poi vorrei che la burocrazia fosse molto snellita, e questo è quello per cui mi batterò, in riferimento soprattutto a chi vuole fare degli investimenti a Messina, soprattutto nella litoranea. Questo è quello che mi preme. Quello che voglio fare io è fare una proposta di legge per fare una 16ª autorità portuale, che sia l'autorità portuale dello stretto Messina, Milazzo, Villa San Giovanni, Reggio Calabria. In questo modo possiamo avere un'autorità portuale che va a vigilare su un territorio, anzi su un tratto marino, in cui c'è il più alto numero di passeggeri che transita di tutto il Mediterraneo e di tutta Europa. Questo sarebbe molto importante per Messina e far vedere che Messina è concreta, e soprattutto qualora dovessi io o chi altro, mi auguro che comunque in caso lo farà qualcun altro, chi vincerà il maggioritario si metta al tavolo, chiami tutti gli altri deputati messinesi al tavolo e dica per favore, va bene, ognuno ha le sue idee, però lavoriamo tutti assieme per Messina, perché è quello che in questi 5 anni è mancato, e lo dimostra proprio l'autorità portuale, perché c'era chi remava contro il fatto di lasciarla a Messina. Promessa, quindi se siamo tutti due parlamentari lavoriamo insieme sul territorio. Per l'autorità portuale sì. Perfetto.
Approfitto di questo aperitivo con te perché io ho una grande stima di te. Ritengo che tu sia un'espressione un po' diversa di un partito che non stima, soprattutto per il linguaggio che utilizza. E ti dico che voi dovete comunque prendere coscienza del clima di odio che i vostri supporters stanno comunque promuovendo. E così vi faccio un esempio. Io che la prima volta che mi applico in un'esperienza di questo tipo, mi espongo, quindi per me sarebbe la prima esperienza parlamentare, ricevo dai vostri supporters, dai vostri sostenitori, degli attacchi frontali, offensivi, talmente forti, come se io fossi un vecchio corruttore, un politico che ha fatto chissà cosa. Quindi è incongruente questo, per cui dobbiamo comunque dare dei messaggi importanti. Siccome tu sei una persona che stimo molto, infatti. Sei una bella figura, quindi vorrei che tu ti facessi anche promotore di questo, cioè di trasmettere un linguaggio di pace e di costruttivo, perché comunque l'odio non porta a niente, è un boomerang che poi tornerebbe indietro anche a voi. Guarda, Maria, intanto ti ringrazio, sei molto gentile. Purtroppo i cosiddetti haters o leoni da tastiera ci sono ovunque. È vero che ci sono anche nel Movimento 5 Stelle, e non parlo del Movimento 5 Stelle, ma quanto i supporter. Devo dire che anch'io nella mia pagina Facebook ho molto spesso persone che mi attaccano, ci dicono di tutto. Questo purtroppo è una delle cose brutte, volendo, della rete. Tra le tante cose belle, che democratiche, sì, c'è questa cosa che ognuno si sente protetto allo schermo di dire quello che vuole. Anche da parte dei vostri parlamentari, su questo caso rimborsabili, cioè utilizzare il termine politico. Restitution gate la Ok, chiamerei. non volevo dire questo, Restitution gate la non chiamerei. volevo Perché non sono rimborsi. sì, certamente, però volevo dire anche utilizzare il termine pulizia nei confronti dei vostri parlamentari, cioè pulizia è un termine brutto, cioè sono persone che hanno condiviso con voi un progetto, per quanto appunto gli esponenti del Movimento 5 Stelle abbiano ovviamente attenuato il problema, perché chiaramente si tratta di donazioni. Andata in porto o meno, non ha importanza, però il termine pulizia da utilizzare verso i vostri parlamentari non è un po' brutto? È la comunicazione che è spietata, che vuole poche parole, vuole per arrivare, hai bisogno di utilizzare questi termini molto forti, molto semplicemente. A un tavolo, un aperitivo, si possono usare ben altri Però è termini, però troppo un po' quando devi fare settario. dichiarazione stampa devi essere forte È un ed è po' un termine un po' necessario. settario. Facciamo altro brindisi intanto, un Vabbè, cringe. intanto grazie per avermi invitato, no, scherzi a parte. Sicuramente è un gran coraggio, Matilda, a candidarti in questo agone politico che sappiamo bene quanto appunto ci sono gli hater. Quanto è difficile presentarsi agli elettori, che sono sempre molto diffidenti. C'è questa vena anche contro la partitocrazia molto forte, quindi ci vuole sicuramente un gran coraggio, e questo sicuramente non ti manca. Che si fa? Possiamo rifarlo? Se si fa, vai tutti.